Cominciamo il nostro, la nostra tavola rotonda. Io innanzitutto ringrazio il presidente dell'Enciclopedia Italiana, Franco Gallo, che ci ospita, e vorrei ringraziare in modo particolare le signore Lucia e Marina Vanoni, che sono le figlie di Ezio Vanoni, che ci hanno onorato della loro presenza. Presidente, forse vuole dire qualcosa adesso? Attendiamo qualche ministro e quindi vieni a portarci il tuo saluto, che non è, credo, formale, vista anche la tua origine professionale. Prego. Ma io sono stato entusiasta quando tu mi hai offerto questa occasione di vedere vecchi amici e venire a parlare di Ezio Vanoni, anche perché io, la mia origine, io sono cosiddetto volgarmente un tributarista, come si dice, allievo di Gian Antonio Micheli, in parte la scuola pavese di Gerelli e così via, per cui venire a sentir parlare di Vanoni per me direi che è un'occasione unica, anche perché di questi tempi che si parla tanto di etica, di fisco etico, di etica del fisco e così via, le cose che ha scritto Ezio Vanoni tanti anni fa sono rimaste insuperabili. Se andate a leggere quelle cose che ha scritto quando ancora non era ministro, non era più giovane, sulla giustizia sociale, tutto il discorso in cui poi il cattolico Vanoni si è incontrato poi successivamente con il cardinale Martini, cioè tutto un settore del pensiero cattolico di sinistra che è veramente molto interessante, che andrebbe riscoperto. Non so se avete letto quelle belle pagine di Enrico De Mita su Vanoni, proprio su questo tema. E proprio questi giorni io stavo proprio cercando di capire, visto che si parla tanto di fisco, che si parla tanto di etica, si sta facendo una riforma fiscale che sta emergendo lentamente, gradualmente, sembra che partirà prossimo anno e si svilupperà nei prossimi 2 o 3 anni attraverso la riforma dell'IRES, la riforma dell'imposta sulle famiglie e così via. Forse andare a rileggersi le cose di Vanoni su questi aspetti sarebbe molto utile. Sarebbe molto utile e capiremmo anche che cosa significa l'imposta proporzionale, l'imposta progressiva. Vanoni faceva lezione e diceva già negli anni del dopoguerra, gli anni 50, che non aveva senso pensare al tributo in un'ottica del beneficio, l'ottica dello scambio, no? Andava di moda allora pensare al tributo nell'ottica il cittadino paga qualche cosa perché dà un corrispettivo per i servizi che riceve. Lui ha spiegato con bellissime pagine, veramente belle, che non è, il discorso non è questo, che il discorso è un problema diverso, è un problema di capacità contributiva, è un problema di... E siccome queste cose qui tornano di moda, e siccome negli ultimi 15 anni, non voglio fare nomi, ma si è tornato a parlare di proporzionalità, di beneficio, e si è dimenticato il 53 della Costituzione, il secondo comma, la progressività, forse le pagine di Vanoni potrebbero esserci molto utili. Io poi altro forse non posso dire perché mi sono chiesto, ma questo voi risponderete, perché avete dedicato al piano Vanoni questo incontro? E sono qui per sentire e capire le ragioni di questo incontro. Grazie, Presidente.
Io rispondo subito alla domanda di Franco Gallo aggiungendo una cosa, che noi non è che vogliamo parlare solo del piano Vanoni, ma vogliamo ricordare anche Ezio Vanoni, anche per un motivo che forse non tutti conoscono, e cioè che Ezio Vanoni nel 1921 si iscrisse al Partito Socialista di Matteotti e guidò la delegazione socialista degli studenti pavesi in occasione delle agitazioni che seguirono l'assassinio di Giacomo Matteotti. Questo lo ricorda Marina Vanoni, che è qui, e questo episodio, questo fatto, che può essere, come dire, una curiosità, una cosa marginale nella storia di un uomo che poi ha partecipato alla redazione del Codice di Camaldoli, che è stato tra i fondatori della Democrazia Cristiana, che quando si trasferì a Roma fu fra gli animatori del movimento cattolico di resistenza. Secondo me è qualcosa di più di una curiosità, nel senso, poi chi vuole può parlare della giustizia sociale, degli echi di questa militanza giovanile nella vita politica di Ezio Vanoni, ma a me questa cosa mi ha sempre colpito per un altro motivo, e cioè che un riformista dopo la liberazione avrebbe fatto fatica a trovarsi in sintonia col Partito Socialista dell'epoca. D'altronde io ricordo che un altro, che un nostro maestro, amico e compagno come Gino Giugni, per esempio, e nei primi anni della sua attività di giuslavorista, di esperto dei problemi del lavoro, collaborò con la CISL, non con la CGIL. Questo per ricordare, non solo per giustificare il motivo per cui un mensile che si chiama Mondo Operaio e un'associazione che si chiama Socialismo si occupa di Vanoni. Se il socialismo ha un senso, è sempre quello di parlare a tutto il paese, non di fare chiacchiere di nicchia. Ma perché noi riflettiamo su quello che è stato l'itinerario difficile del riformismo in Italia. E questo mi fa ricordare un altro elemento, e vengo al piano. La persona con la quale Vanoni tra la fine della guerra e i primi anni di vita democratica ebbe il rapporto più fecondo fu Pasquale Saraceno. E questo mi fa ricordare
che per un lungo periodo, salutiamo il ministro del lavoro Poletti, che per un lungo periodo è stato fra i solitari teorici della programmazione, della pianificazione, e che non era un bolscevico, ma era un dirigente cattolico che certo collaborò anche con Rodolfo Morandi nella fondazione della Svimez, ma anche Vanoni negli anni giovanili aveva avuto rapporti con Morandi, che è una curiosa figura di riformista stalinista, diciamo così, nel senso che poi la sua vita politica ha avuto contraddizioni non secondarie. E questo è il motivo per cui abbiamo chiamato i nostri amici che hanno accettato di intervenire in questa tavola rotonda a parlare di Vanoni. La suggestione è venuta da un articolo che è uscito qualche tempo fa, qualche settimana fa, sul Corriere di Giuseppe De Rita, che ci sta raggiungendo e che in qualche modo, ricordando i 60 anni del piano Vanoni, si chiedeva come mai questa roba fosse ormai archeologia, non il piano Vanoni, che probabilmente archeologia sarà, ma l'idea della programmazione, e auspicava che con questi chiari di luna si riprendesse il filo di quel ragionamento che era nato soprattutto nei circoli cattolici, ma anche in alcune frange del movimento socialista dopo la guerra, subito dopo la guerra, che si era poi sviluppato fino a concretizzarsi nel piano Vanoni per l'appunto, e che poi ebbe alterne fortune in occasione del primo centrosinistra, del piano Giolitti, il libro dei sogni di Ruffolo e così via. A me sembra che se c'è un dato incontrovertibile è che oggi con questi chiari di luna si naviga a vista. Abbiamo due autorevoli membri del governo come ministro Poletti e vice ministro Morando, che magari poi ci spiegheranno che non è vero, però la mia impressione da rottame della Prima Repubblica e osservatore di media intelligenza delle vicende politiche italiane è che si navighi proprio a vista, non solo a Roma ma anche a Bruxelles e nelle principali capitali europee. E allora può darsi che sia il caso di cominciare a ragionare con qualche prospettiva. Ieri, e ho finito, sul Corriere c'era un altro editorialista, Maurizio Ferrera, che osservava come in tutta Europa la sinistra moderata, la sinistra democratica, chiamatela come volete, era in deficit di pensiero, di elaborazione e quindi in crisi politica. E immaginava, Ferrera, che questa volta toccasse proprio all'Italia, per una curiosa congiunzione astrale, di essere la sede di una
riflessione sulla prospettiva del riformismo in Europa, così come in altre epoche lo furono i laburisti inglesi, i socialisti francesi, un po' meno i socialdemocratici tedeschi o i socialisti scandinavi. Se così è, se questo è possibile, e noi con le nostre modestissime forze siamo una delle sedi possibili di questa riflessione, comunque Presidente Gallo, ci auguriamo che altri più giovani e più aggiornati e più potenti quindi di noi vadano avanti su questa strada. Io ho finito il mio pistolotto iniziale, De Rita non è ancora arrivato, sta in taxi, e però posso dare subito la parola a Giulio Sapelli, che ringrazio per la sua presenza, anche perché, come vedete dal voluminoso bastone che non è portato per picchiare, è una sineddoche, non ha portato per picchiare qualcuno, ha voluto ugualmente essere con noi. 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Giulio. Bene, grazie, ringrazio l'Enciclopedia Italiana, in primo luogo il suo presidente, l'amico Gallo, e gli amici della Fondazione per il Socialismo e Mondo Operaio. Brevemente, diciamo, il nostro chairman è giustamente severo sul tempo. Ci sono molte cose che si potrebbero dire. Io ho avuto l'incarico di parlare del piano Vanoni. Per arrivare a capire in tutta la sua complessità la questione del piano Vanoni, bisognerebbe ripercorrere anche alcune cose che già da far sua Gigi ha detto, ma vorrei considerare soprattutto queste cose. Vanoni è uno straordinario esempio di come la politica vivesse di contaminazioni di culture, prima cosa, e non di opposizioni di culture. Io ho studiato 30 anni fa un personaggio straordinario, dimenticato, che era appunto Giovanni Montemartini, assessore socialista nella giunta Nathan, il mio saggio, sì, 50 anni fa forse, perché c'era molto, ma Montemartini parliamo dell'inizio del Novecento, però, riprendendo un'osservazione molto importante che ha fatto Gallo, in stretto contatto con la scuola di Griziotti e con la scuola pavese. Ecco, quindi Pavia, dove c'era Cossa, dove c'erano tutta una serie di grandi studiosi di scienza delle finanze. E, appunto, Giovanni Montemartini, assessore alla giunta Nathan, che scrive forse il libro ancora più attuale sull'impresa pubblica, derivando alla teoria dell'impresa pubblica come segmento della teoria della finanza pubblica, perché questo è l'essenza, che oggi ben si dimentica. Montemartini era un seguace di Wigsell, era un marginalista, non si era formato sui testi di Marx, era un colto, raffinato marginalista. Matteo, appunto, Varra, ma soprattutto Wigsell, che come tutti loro sanno, Wigsell è stato un capo storico della socialdemocrazia svedese, segretario per lungo tempo della socialdemocrazia svedese, ma nello stesso tempo, per un economista come me, per uno storico come me, è iniziatore della controrivoluzione neoclassica in economia. Ma non per questo, voglio dire, non è stato un grande capo socialista. Vanoni, giovane socialista, vive la temperie del suo maestro, che era Benvenuto Griziotti. Benvenuto Griziotti, naturalmente, come loro sanno molto bene, sarà grande maestro di Vanoni, ma anche portatore delle sue sfortune accademiche, perché né Griziotti né Vanoni si iscriveranno mai al Partito Nazionale Fascista. E qui iniziamo ad avvicinarsi al problema del piano, grazie al rapporto che invece Vanoni aveva con Einaudi. Esatto. Esatto, sempre stato protetto anche dal Duce, che aveva sempre un'attenzione attenta
ai suoi ex compagni socialisti di tipo come appunto come Rigola, voglio dire, Rigola cieco, vive a Milano nell'umanitaria, ci penserà poi la prima giunta socialista dopo di Greppi che non apprezzava a mandarlo via, a sfrattarlo, ma fino a qua diciamo che insomma, Mussolini è stato più benevolo con il vecchio Rigola, che devo dire segnalo qui una nefandezza, io da vecchio militante cislino, la storiografia che è nata dopo l'anniversario della CGIL ha questo peccato che non ricorda che il fondatore della CGIL è stato Rigola e la CGIL nasce sotto l'usbergo diciamo dei sostenitori del Partito del Lavoro, ma questo per dire come la zodanovismo non è mai finito, no? E i Wyszyński anche storiografici sono sempre presenti. Detto questo, Vanoni che cosa fa? Ottiene una importante borsa dalla Fondazione Rockefeller, di cui Einaudi era all'epoca il gestore in Italia, e va a studiare in Germania. L'incontro col socialismo della cattedra è fondamentale per i temi del fisco e della fiscalità, la grande tradizione di Wagner e della sua scuola, parlo del Wagner diciamo fiscalista naturalmente, ma però che cosa incontra anche? E incontra anche in questo rapporto difficile col fascismo, e incontra anche l'economia di piano, incontra anche la scuola di Pisa e incontra Bottai, che è un personaggio che più il tempo passa più aumenta nella sua importanza, voglio dire, la compianta amica Luisa Melograni ha dedicato a Primato e a Bottai gran parte dei suoi studi, no? Poi Piero Craveri molto di meglio di me può parlare di questo. E nello stesso tempo c'è un processo di conversione alla fede cattolica, che non, chissà se un giorno potremo documentare con gli archivi e con le carte. E naturalmente non può che incontrare, su questo sicuramente De Rita potrei dire molto meglio di me parole importantissime, questa figura centrale che è Paronetto. Paronetto, e in questo si intrecciano anche i ricordi della mia vita personale, perché mio padre era un operaio tipografo comunista cattolico che quando arriva la scomunica, a differenza dei romani, che erano cattolici adulti, mio padre era come me un cattolico minorenne, torna nella chiesa, però continua a guardare a caso ad essere iscritto alla CGIL. No? E mi ricordo sempre che Balbo veniva a trovarci a casa, in una casa di ringhiera, io stavo sulle sue ginocchia, Balbo prima di andare a dirigere l'ufficio studi dell'IRI. E in questo mondo si inserisce la riflessione di Vanoni, che è la tesura delle tesi di Camaldoli. Quindi il corporativismo cattolico si libera dall'involucro del corporativismo fascista, con il famoso discorso di Pio XI che, diciamo così, apre la via ad un pensamento di avvicinamento alla democrazia, dal bozzolo e dall'involucro del corporativismo grazie a figure come Paronetto e anche come Saraceno, verso il quale io condivido le antipatie di De Rita, perché come sapete molto bene Saraceno è stato un uomo che ha costruito la teoria dell'impresa pubblica escludendo qualsiasi altra forma di intervento di sviluppo endogeno dal basso, ecco, no? Voglio dire, quindi è una figura su cui non è ancora stata fatta giustizia, perché, ma su questo De Rita dirà sicuramente delle cose molto più importanti di me. Quindi cosa voglio dire? Sottolineo l'elemento di contaminazione culturale di cui il piano è frutto. Non a caso il piano, chi lo porterà ad un Vanoni ormai già, già ammalato, già compreso soprattutto da quello che era la sua opera principale, che era la riforma fiscale, parliamoci chiaro, no? Il piano Vanoni esce, chi glielo porta? Glielo porta Dino Novacco, che era colui che dirigeva la Svimez, e dove nel mondo della Svimez c'erano posizioni contrapposte, su cui sarà poi interessante risentire cosa dirà De Rita, ma dove al centro di tutto c'è qualcosa di inattuale oggi, almeno che era inattuale fino a pochi mesi fa.
Come sai tu e io non la pensiamo esattamente sulle sorti del socialismo nello stesso modo, soprattutto sul giudizio degli ultimi 20 anni. E qual era questo giudizio che comincia con Camaldoli? È che la politica doveva guidare l'economia. Elementare, vuoto. Ceriani, Sebregondi, De Rita, Balbo, soprattutto Balbo con la teoria dell'ente sociale storico, pensava che la guida dell'economia da parte della politica cominciasse dalla società, lo sviluppo endogeno. Olivetti, la comunità concreta, la comunità che si organizza, la società che si organizza. Naturalmente poi coloro che invece ereditano, di Paronetto non sappiamo nulla, perché sono uscite poche carte pubblicate da, così, dalle vecchie edizioni Studium, sappiamo molto poco. Ma però naturalmente il piano eredita il coté non comunitarista, eredita il coté post-corporativo che si libera da questo bozzolo e che dà vita alle tesi di Camaldoli e si incontra con la tradizione della Svimez. Giusta la sottolineatura del rapporto con Morandi. Morandi, che bisogna ricordarlo, se voi andate a Saluzzo, ridente cittadina, e salite ancora sul carcere, c'è una lapide che ricorda come in quel carcere Morandi, senza una filza d'archivio, un giornale, così come fece Grifone con la storia del Capitale finanziario, che lo scrisse a Ventotene, scrisse la storia dell'industria italiana, cioè, voglio dire, a riprova di come, qui parliamo nell'urna degli archivi, quindi non possiamo certo dire male, ma dove, voglio dire, sicuramente un buon cervello sostituisce tantissimi documenti. Naturalmente il piano, io ho visto recentemente una fotografia a Istanbul, forse l'ultima riunione internazionale a cui Vanoni partecipa, una riunione sulla discussione se creare o meno una banca mondiale, è seduto vicino a Menichella. E che cosa univa queste persone? Beh, una profonda sfiducia sulla sorte, sulle capacità endogene del capitalismo italiano. Questo di fare sviluppo da solo, se non ci fosse stato l'impresa pubblica. Questa è l'inattualità di Vanoni. L'inattualità del piano Vanoni. Quanti minuti ho ancora? Grazie. Grazie. Vabbè, allora, posso dire un sacco di cazzate. Siamo tutti curiosi di sapere quali sono i motivi dell'inattualità del piano Vanoni. L'inattualità? No. L'inattualità per voi forse, per me è una concertante attualità. Perché quello che sale dalla crisi di questo capitalismo, da questo tardo capitalismo finanziarizzato, dove i manager più dipendenti licenziano e quindi la borsa sale, vedono aumentare le proprie stock option, quindi un capitalismo totalmente diverso da quello che ci aveva descritto Robert Maris in Managerial Capitalism, ma un Owner Capitalism, dove tutti sono proprietari, e quindi più lavoratori o dirigenti licenziano o demansionano, vedono salire le sue stock option. Perché? Perché l'economia, o meglio, l'ipostatizzazione di un'economia priva di qualsiasi rapporto con la morale, cosa che invece Vanoni non sosteneva, perché quello che gli era rimasto di Camaldoli era la dipendenza dell'economia dalla politica e dalla morale, una società giusta era quella, un'economia giusta era quella che creava piena occupazione. Questo è l'acido del laburismo. Cioè, il povero Ferrera, che è un liberale, su cui quindi io morirò, come diceva, come mi raccontava Massimo Mila quando era in carcere con Pajetta e scriveva alla mamma, dice: cara mamma, non morirò né tisico né liberale, cioè né liberista. Io non morirò sicuramente né tisico, potrò morire zoppo, ma neanche liberista. Su questo assolutamente, perché tutto quello che sta capitando nel mondo oggi mi conferma che da quando l'economia... Il piano Vanoni è... C'è un articolo di Saraceno straordinario, per dirlo io che sono sempre stato un suo avversario teorico, nel 57 uscito su Moneta e Credito, dice che fa già i conti nel 57 di cosa fa il piano Vanoni. E che cosa dice? Che cosa serve il piano Vanoni? Beh, serve soprattutto, uno,
a stimolare investimenti. Oggi la grande discussione sulla crisi, sull'occupazione, è l'investimento. Se la mano privata fallisce, deve arrivare la mano pubblica. Naturalmente, e qui deriva il rapporto con Montemartini, quindi con la tradizione vixelliana e pavese, benvenuto Griziotti, i suoi libri sono molto interessanti ancora oggi, a parte, non la parte, io non so nulla di cose fiscali, ma se non quelle che mi interessano per capire la teoria dell'impresa pubblica, rapporto che la teoria dell'impresa pubblica è un segmento della teoria della finanza pubblica, dice bene, dove prenderemo le risorse? Attraverso quello che Gallo ha ricordato, attraverso le imposte progressive. L'inattualità qual è? È che dopo la scelta drammatica di essere entrati nell'euro e quindi di avere un currency board che dovrebbe essere diretto da un UR ministerium alle uniche, no? Come in Noi Economy, la grande teoria dell'ordoliberalismo, purtroppo tutti oggi parlano solo la lingua delle scimmie, che è l'inglese, con tutto rispetto di Shakespeare e di Milton, però nessuno legge più nel tedesco, nel francese, quindi non sanno che cos'è l'economia sociale di mercato, che non ha nulla a che vedere con l'economia sociale. È l'ordoliberalismo di Honecker, elaborato dagli antinazisti, per carità, che vedevano in Hitler un pericoloso keynesiano, ante litteram. E quindi pensavano di innestare il principio del liberalismo economico nella Costituzione. Tragedia, perché se c'è qualcosa di più illiberale è scrivere nelle leggi quale deve essere la forma dell'economia. Ecco. Allora, Vanoni ha una sua attualità perché ha questa idea sostanzialmente importantissima della prevalenza della politica e della morale sull'economia, che noi dobbiamo assolutamente ricostruire, teoricamente. Naturalmente la sua inattualità è che, sostenendo questo, credo inconsciamente, inconsapevolmente, perché non è che fosse addentro tutti i dibattiti della Svimez tra Ceriani, De Lia e gli altri, naturalmente dedicava poca attenzione all'altra via che mi è più propria, che è la via di una che è quella olivettiana, insomma, della nascita di società, di comunità concrete e di una via di un socialismo autogestito dal basso. Diventerà attuale. Perché anche se leggo sui giornali delle cose spaventose che dimostrano l'ignoranza dei giornalisti, per esempio quello che dicono che Corbyn è un populista, no? Questi imbecilli non sanno che il laburismo inglese è sempre stato pacifista e non voleva neanche combattere Hitler. Non hanno letto quei libricini, vi ricordate Cole, edizione La Terza, 8 volumi, storia del socialismo, no? I babbei che scrivono sui giornali, recentemente mi hanno chiesto un'intervista, professore, cosa pensa lei di questo accordo sull'Iran? Ho detto, caro, non dico il nome, vedi la Persia? Dice, ma no, non gli ho detto di parlare della Persia, ma dell'Iran. Ho detto, bene, allora guarda, l'intervista, il tuo famoso Corriere, no? Giornale diciannovista, dove scrivono dei protofascisti, no, come scrivono dei protofascisti, come Stella Rizzo, no? E compagnia bella, e la Gabanelli, no? Cioè, perché sembra di leggere il diciannovismo, no? Chi ha letto il Corriere di Albertini, c'erano le stesse cose, quello in cui Einaudi giustificava il fascismo come rivoluzione bianca, no? E tu potresti parlare a lungo. No, il problema vero è che naturalmente se la sinistra potrà avere un futuro, e anche noi che aspiriamo che il socialismo possa vincere in questa società, dove vorrei ricordare, questa è la grandezza per me di Vanoni. Vanoni aveva anche capito che la questione italiana è la questione cattolica anche. Togliamoci dalla testa di poter fare un nuovo socialismo senza affrontare la questione cattolica. Perché se si è usciti dal partito unico dei cattolici è perché ci dovrà essere un nuovo partito socialista dove ci entrano tutti. Questa è la barbarie che si riproduce. E sottolineo e finisco, perché il nuovo gabinetto ombra di Corbyn in Inghilterra, che si avvia secondo me a diventare il partito socialista di riferimento nel futuro, se io sono un vecchio guerrafondaio, non sono mai pacifista naturalmente, sono per la bomba atomica, sono per gli F-35, quindi figurati, ma li capisco. Per gli OGM, vero? Sono soprattutto per gli OGM, sono contro l'ecologia, sono tutte queste cose qui, infatti insomma,
Sono contento perché a Milano l'Expo che parla di biologico ha come sponsor sia McDonald's che la Coca-Cola, quindi vuol dire che non si prendono sul serio, perché se c'è qualcosa che fa male è il biologico, vi assicuro, perché i bambini restano nani. Lasciamo bene. Andiamo avanti, voglio dire, quindi l'attualità del piano Vanoni secondo me è anche questa, che sarà inevitabile, senza ricordare quello che abbiamo visto, salutari esplosioni, ma che devono rimanere solo esplosioni, quello che abbiamo visto in Air France, no, recentemente, che a me hanno fatto piacere, devo dire la verità, anche se sono cose villane e cattive che non bisogna fare, proprio cose deprecabili, deprecabili. Però insomma il socialismo francese è sempre stato qualcosa di strettamente legato all'anarcosindacalismo, no? Ha sempre avuto queste esplosioni, no? Quindi se non c'è un forte sindacato in Francia non c'è mai stato, ma però c'è stata una grande partecipazione dei sociali, capitano anche queste cose spiacevoli. Secondo me quest'idea della prevalenza della politica sull'economia si farà strada. Libri come quelli della Mazzuccato, debole libro teoricamente, una tesi di laurea secondo me che avrei appena accettato, però buona, buona dal punto di vista economico-politico, è la via giusta. Bisogna ripensare ad un intervento dello Stato in economia. E quindi in questo senso Vanoni è quanto mai attuale, ed è quanto mai attuale anche la sua testimonianza di cattolico che non guardava al centro, ma invece guardava a sinistra. Grazie. Grazie, Cappelli. Piero Craveri. Grazie. Anch'io rivolgo tutti i ringraziamenti di rito, mi scuso se mi fermo qua, ma per semplificare. Con riferimento a Vanoni, io penso che, per quel che ho letto di lui, per il suo percorso intellettuale e civile, si può dividere in quattro parti. Giovanissimo, il padre era socialista, mi sembra, fu socialista, antifascista e socialista. E, come ha ricordato Covatta, prese anche posizioni. Poi c'è un lungo autunno, che è l'autunno che ha passato tutta la gioventù italiana che usciva dalle università e doveva affrontare il futuro e doveva in qualche modo venire a patti col regime, o comunque vivere nel contesto del regime fascista. E credo che siano stati anni difficili e penosi per Vanoni. Vanoni, a quel che io ho capito, era un uomo che interiorizzava molto le difficoltà, i dolori, le preoccupazioni, e credo che da lì, no? C'è poco da indagare su questo, ma che da lì che nasce, diciamo così, poi non è mai, la madre per esempio era molto cattolica, quindi ci sono, insomma, tutti noi abbiamo nelle nostre famiglie radici da quella parte, quindi si può. Però credo che da lì, da questa riflessione interna, non era uomo che esteriorizzava, era uomo che interiorizzava i suoi processi di riflessione, e che da lì che nasce la conversione cattolica. E inaugura un secondo periodo, breve periodo, che è quello della guerra e dell'immediato dopoguerra, che è quello in cui lui si fa partecipe e ha ruoli importanti. A Camaldoli c'è come relatore di temi importanti, eccetera, di tutto quello che riguarda la costruzione, diciamo, quella che io chiamo l'ideologia cattolica, perché penso che sia soprattutto un grande schermo ideologico. Parliamoci chiaro, che ha funzionato, perché poi il problema della Chiesa e del movimento politico dei cattolici che allora si ricostituiva attraverso la Democrazia Cristiana era in primo luogo quello di far fronte a un'altra grande Chiesa ideologica, la quale aveva fortemente,
E quello che misero insieme, diciamo, da questo punto di vista, resse il confronto e fu fondamentale nel creare la coesione anche in termini politici, e non solo politici, anche di consenso. Ma dalla ideologia che ha per fondamento la dottrina sociale della Chiesa e altre cose, per agire politicamente e come forza di governo, bisogna andare oltre. E i cattolici andarono subito oltre, perché De Gasperi fece la scelta liberista, insomma, chiamiamola così. Poi De Gasperi era un uomo di grande distacco e insieme realismo, per cui infatti passò poi a fare altre scelte, perché i primi passi di Vanoni verso il piano c'è anche dietro De Gasperi. Il governo, il terzo governo De Gasperi, quello della rottura dell'unità d'azione, dell'unità nazionale, del tripartito, è un governo, mi sembra di ricordare, in cui nessuno dei dicasteri economici è in mano a un cattolico, sono tutti liberali o quasi, più Menichella alla Banca d'Italia. Questo è il realismo estremo di De Gasperi, quello con cui si scontra in primo luogo con Dossetti. Vanoni rappresenta un altro filo che inizia molto prima. A me mi sembra di ricordare che questa idea del piano, cioè l'idea del coordinamento dell'azione dello Stato. Lo Stato ormai ha una proiezione nel sistema economico ed è stato imprenditore a livelli, il fascismo ha portato questa cosa, è già iniziata molto prima, non bisogna dimenticare, poi c'è stato Beneduce di mezzo, Liri, eccetera, la crisi degli anni 30, ma che il sistema industriale italiano nasce in un rapporto molto stretto tra lo Stato e l'imprenditoria privata. La Terni come si fa? Come nasce la siderurgia, ad esempio, e così molte altre cose? E la riflessione di Vanoni su queste cose è estremamente precoce, estremamente precoce. E nel 52-53, noi dobbiamo pensare che nel 52-53 c'è il discorso di Vanoni al congresso della Democrazia Cristiana del 54, che è un discorso fondamentale da questo punto di vista, perché lui enumera, diciamo, i progressi che sono stati fatti. E sostanzialmente in questo, diciamo, noi che riflettiamo storicamente su questo, che cosa ci dice? Che il dopoguerra è passato, che in qualche modo la ricostruzione è avviata. E naturalmente quelli poi sono anni difficili, perché sono anni in cui finisce il piano Marshall, quindi quello che rappresenta tutto ciò in termini di sostegno finanziario allo sviluppo italiano. E finisce anche la congiuntura positiva della guerra di Corea, perché la guerra di Corea fu per l'industria europea, anche per l'industria europea, una fase di... E infatti, dice, è una congiuntura difficile quella del 54-55 da cui poi si esce. Di qui, diciamo, matura sempre più nettamente l'annuncio del piano. È appunto nel congresso della Democrazia Cristiana del 54. Permettetemi di leggere, perché all'atere del discorso, in una dichiarazione alla stampa, che Barucci, in quella che secondo me è la ricostruzione più lucida, più sentita, più documentata anche di Vanoni avrebbe detto: credo che sia chiaro ad ognuno di noi che l'Italia è ormai posta di fronte ad un bivio. O essa saprà continuare ad intensificare lo sforzo condotto nel dopoguerra per la sua rinascita e per la ricostruzione, o la distanza con gli altri paesi è destinata ad accrescersi ed il nostro destino potrebbe essere di cadere in condizioni quasi coloniali dalle quali non sapremmo più riprenderci. Non voglio dire che sia profetico, dico trasferito a oggi, però certo oggi siamo molto, molto vicini a questo termine.
Dico questo perché la visione di Vanoni è molto lucida, ed è quella che bisogna entrare in un'altra fase. Parliamoci chiaro, gli animal spirits smithiani della società italiana sono straordinari, quelli sono gli anni di grandissimo slancio di tutta la società, e questo è condiviso anche dalla classe politica, la quale, diciamo, c'è un'altra visione da quella che abbiamo oggi del futuro. C'è una forte speranza nel futuro, è quella che giustamente il governo cerca di rianimare, ma che è fondamentale poi a tutti gli effetti. Io sono andato tempo fa a vedere una mostra che ha fatto l'Archivio Centrale dello Stato sui brevetti italiani dei primi anni 50. C'è da mettersi a piangere per quello che l'Italia ha saputo fare, che cosa si è saputo inventare l'Italia, forse è una, abbiamo ancora grandi spinte, ma una spinta come quella veramente ha caratteristiche. E tutto questo però è avvertito da Vanoni lucidamente, che, come dire, per dirla volgarmente, occorre una quadra. Bisogna che l'azione di governo trovi un coordinamento e una linea unitaria di... E il piano nasce su questo. Voglio aggiungere una cosa. Come tutti sanno, la recezione del keynesismo è molto tarda in Italia. Sappiamo quali sono gli economisti accademici che l'avevano letto e studiato, e non erano tutti. Ma nella classe politica è molto relativa. Vanoni... Ci sono due aspetti del piano, ce n'è, diciamo, un aspetto tecnico e un aspetto politico. L'aspetto tecnico è curato soprattutto dalla Svimez e ha i suoi, adesso non sto a dire, insomma, ha i suoi accademici, e soprattutto alla collaborazione di economisti, Timbergen, la Robinson, Rosenstein-Rodan ha una parte fondamentale in questa operazione, perché è lui... sostanzialmente, perché il piano si costruisce su un modello keynesiano che si basa sull'aumento del reddito, sulla crescita del saggio del reddito. È singolare, proprio venendo qua, sono passato a vedere qui la Fondazione La Malfa, gli scritti di quel periodo di La Malfa, e poi ho letto anche, sono le uniche cose che ho fatto per questa occasione, il discorso di Lombardia. Alla Camera nel 54. La Malfa è molto rispettoso nei riguardi di Vanoni, però, insomma, forse perché sente che gli ha rubato, come dire, la leadership di queste cose, insomma, è molto cauto, e fa l'obiezione che sulla base della crescita del reddito non si risolve, non si crea una proiezione, un'indicazione per raggiungere i livelli della piena occupazione. Il che poi, detto così, non vuol dire nulla. Ma Lombardi poi nell'intervento di Lombardi, probabilmente, sebbene a me capitò, studiando la Malfa, di vedere una copia della teoria generale anche annotata, però forse, insomma, una cosa è annotarla, una cosa è introiettare, diciamo, non mi sembra nei discorsi di Almazza che ci sia questa angolatura, che invece c'è nel piano, come dire, il piano è... Lombardi addirittura dice che Keynes è, diciamo, colui che appresta gli strumenti per uscire dalle situazioni congiunturali, ma come? Se l'analisi parte dal fatto che il sistema capitalistico da solo, secondo la teoria neoclassica, non, difficilmente torna in equilibrio e che è continuamente spinto a situazioni di squilibrio, che è lo Stato, che è la politica monetaria, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, e questo è un elemento strutturale, però non è un elemento, diciamo, di intervento congiunturale. Quindi siamo anche da questo punto di vista già in un ambito, insomma, molto, molto, molto avanzato, che difficilmente è compreso da una
da una... perché c'è un problema di cultura politica, che non è tanto la cultura accademica, eccetera, che rapidamente evolve, poi abbiamo la generazione che si forma allora, che va a formarsi tutta all'estero, in gran parte all'estero, soprattutto quella degli economisti, quindi non è ma è la cultura dei politici, la quale tarda, diciamo, ad evolversi, a essere a livello di questo tipo di strumentazione. Voglio far notare che il piano Vanoni è preceduto dal piano della CGIL, che non è poi una cosa così arcaica, perché lì c'era Brezzi, c'erano altri che qualcosa avevano letto e che sapevano, e soprattutto sul piano della CGIL c'è letteratura iosa, che evita di dire una cosa elementare, che quella è una proposta di politica dei redditi, perché in definitiva che cosa voleva fare Di Vittorio? Diceva, mettiamoci in rapporto con lo Stato, noi come sindacato siamo pronti a... Cioè, non è esattamente... E c'è nel piano Vanoni, non in termini di politica dei redditi, cosa per cui è criticata da Lombardi, dalla Malfa, da molti altri. Lui dice bisogna fare sacrifici, bisogna controllare il salario, eccetera, eccetera. E naturalmente quel dibattito sul piano Vanoni del luglio alla Camera del 1955 è da rivisitare nella sua interezza. Poi c'è l'intervento di Amendola, che è anche molto interessante, perché naturalmente Amendola era di quelli che si rendeva conto di molte cose, ma ora va detto un'altra cosa. Il piano Vanoni ha fatto la fine che ha fatto, e se lo sono rapidamente dimenticato, nel senso che andrebbe fatta un'operazione di studio, un giovane che avesse voglia di, e che come devono aver voglia i giovani, a confrontare le previsioni del piano Vanoni con quello che realmente è successo negli anni che vanno dal 55 al 64. Ne risulterebbe che il piano Vanoni per certi versi si è attuato a prescindere dal piano. Però questo è il punto che Vanoni aveva molto bene in testa. Il 62-63 è la grande crisi congiunturale, dalla quale si incomincia ad andare. Naturalmente la società è forte, diciamo, la società regge fino alla fine degli anni 70 e anche oltre, ma... E poi, come giustamente tu dicevi, c'è il problema della grande impresa. Questi fanno ancora una polemica antimonopolista. Ora, per carità, certo, no, la Malfa è più lucido, dice vabbè, il monopolio si combatte con la concorrenza e con il controllo, ma in Lombardi questo, perché nel discorso di Lombardi ci sono tutti i pregi e tutti i difetti di Lombardi. Lombardi sarà poi nel centro-sinistra quello che proporrà un riformismo anticapitalista. Ora, questa è una contraddizione, però la sinistra italiana è andata su questo adagio fino a ieri, insomma, quasi fino a ieri, questo è un punto. Ma volevo dicevo, il piano Vanoni è anche molto importante da un altro punto di vista, perché col piano Vanoni si incomincia a discutere su un altro piano. Il piano, diciamo così, esce fuori dal binario, ma si incomincia a discutere. E i socialisti hanno una parte, hanno in qualche modo una parte, nel senso che, avendo iniziato un transito, si attaccano al piano. Il piano è la chiave. Se voi vedete il discorso di Lombardi, cui dice, beh sì, c'è il problema degli investimenti, ma che investimenti? Dobbiamo fare le scelte politiche. Scelte politiche non ne sa indicare nemmeno una, parliamoci chiaro, però... E si attaccano al piano. E non a caso, diciamo, quello è il filone che arriva fino a Giolitti e là si ferma. Certo, io credo che, insomma, tutta quella vicenda degli anni, che è stata una vicenda che poi ha avuto una soluzione fallimentare nel 64, però tutta la discussione, tutte le grandi energie anche intellettuali che la nascita del centrosinistra ha mobilitato, devono essere un punto di rivisitazione.
E il piano Vanoni è l'archetipo, è il punto di partenza di questa riflessione. Del resto, De Rita, tu hai citavi Olivetti, e certo, quella è stata un'altra fucina. Del resto De Rita lo sa, nel senso che in parte con un'associazione ha preso le mosse proprio da lì, insomma, in qualche modo il Censis è una derivazione, mi permetto di dire, è una derivazione di quella storia, è una in qualche modo una continuazione di quella storia. Ora, e spezzo ancora una breve lancia sul piano Giolitti, perché piano Giolitti non è un prodotto, basta vedere l'analisi che ne fa Di Fenizio, che pure era Di Fenizio, però era un altro che Keynes l'aveva studiato, eccetera, da un giudizio positivo, eccetera, 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 eccetera. Cioè è un altro passo, non è un passo definitivo, ma è un altro passo della cultura politica in quella direzione. E con il piano Giolitti si chiude il discorso, non si riapre più il discorso della programmazione, cioè se ne continua a parlare. Salto di pari in flasca, penso a Craxi, che era uomo di grande lucidità politica e intelligenza politica, si guarda bene da alzare la bandiera del piano, come aveva fatto Pietro Nenni e i socialisti, e va concretamente, diciamo così, sugli uomini e le cose. E però in questo, diciamo, c'è anche un limite, cioè in questa. Voglio solo aprire una parentesi, un derivato breve, che è il problema dell'amministrazione. No, adesso c'è una riforma dell'amministrazione, ma il problema dell'amministrazione si pone col centro-sinistra, perché quell'amministrazione lì non è funzionale, diciamo, ha una gestione organica del sistema come era nei presupposti di una politica di programmazione, eccetera, eccetera. Se si sfoglia la storia della pubblica amministrazione di Melis, che è il libro in qualche modo più, fino al 53, cioè fino al passaggio dal fascismo, va bene. Dopo il 53 non c'è più una storia dell'amministrazione, c'è la storia dei progetti, dei falliti progetti di riforma della pubblica amministrazione. È significativo questo. No, dico questo perché, e chiudo rapidamente, che non voglio. Ma l'amministrazione è il primo centro di programmazione che comunque uno Stato. Che cosa fa se non programmare un'amministrazione? Programmare nel dettaglio, non nel complesso, ma che cosa non deve. Vengo. Si è persa la nozione, per questo. Vanoni, che sta all'origine, per questo è estremamente, estremamente importante, perché bene o male quella era una generazione. La Democrazia Cristiana ha avuto una disgrazia tra le tante fortune. Gli sono morti due uomini, erano tre, c'era anche Saraceno che poi si è trovato troppo solo e poi ha commesso, sono anch'io d'accordo, l'ultimo libro sull'impresa pubblica. Ma Paronetto e Vanoni, ha perso Paronetto e Vanoni, ha perso subito, cioè gli uomini chiave, diciamo, del rapporto della Democrazia Cristiana con, diciamo, una proiezione in avanti del sistema, soprattutto nella fase. Io penso, per carità, qui ci sono i ministri, io non esprimo giudizi, ho solo speranze che tutto questo vada avanti, perché se non va avanti il paese è piombato in un caos, e vedo che dei passi si vanno facendo. Però effettivamente il senso che ci sia, abbiamo degli annunci in avanti, ma il senso che ci sia un'idea complessiva e comunque una prospettiva, questo effettivamente, insomma, da questo io non credo che si debba riprendere quella nozione di piano, di programmazione, eccetera, eccetera. Però un problema da questo punto di vista c'è, e non sarò certo io a illustrarlo a questa tavola. Grazie. Ciao. Grazie per avere. De Rita. Scusa. Grazie. Ma io mi sento in questa veste molto combattente, reduce. Io ricordo
i primi giorni che lavoravo alla Svimez mi dissero che andava alla messa per la morte di Vanoni un anno prima. Rigidamente tutti a Civiltà Cattolica a sentire questa messa. Un mese dopo dice tutti a Civiltà Cattolica per la messa per Morandi. Perché l'impasto che c'era fra di noi in quell'epoca era che Rodolfo Morandi era uno del gruppo sostanzialmente, non Lombardi, Lombardi non è mai stato accettato. Rodolfo Morandi sì, faceva parte di quel tipo di giro milanese che aveva fatto la Commissione Nazionale per la Commissione Economica del CNL Alta Italia, che poi era stata trasposta nella sottocommissione Molinari dell'Assemblea Costituente. Era un tipo di mondo molto particolare. Strano, per esempio, il primo e per 15 anni presidente del Censis è stato il fratello di Rodolfo, cioè Luigi Morandi. Cioè, c'era un tipo di logica molto particolare, in cui, per esempio, l'impronta di Vanoni si è sentita a lungo, non si è sentita l'impronta di Paronetto, si è sentita molto nei fatti l'impronta di Sebrecondi, ma questo resta nel mistero, perché questo anche lui, Giorgio Ceriani, Sebrecondi, morto anche lui a 42 anni importante. Nel 58, quindi lì in quel periodo sono morti quelli che avrebbero potuto far politica. E quindi la vera crisi non arriva dopo, nel momento in cui piano Peraccini, piano Giolitti, poi Ruffolo, dove c'è una trasposizione dei lombardiani, diciamoci la verità, perché poi sono i lombardiani, da Ruffolo, ad Amato, a Silos, a tutti, allo stesso Fuà per certi versi, che occupano lo spazio della programmazione. Prima no. Prima c'è stato un elemento in cui Vanoni, tutto il materiale che riguarda Vanoni, dà l'idea che lì c'era un potenziale centro di leadership politica nazionale che non c'è più stato. Poi che il congresso della DC, ultimo congresso di De Gasperi, dove Vanoni fece un meraviglioso discorso che probabilmente poteva prevedere un aumento del peso politico di Vanoni, fosse poi stato appannaggio di Fanfani, poi diciamoci la verità, e quindi con una cultura molto diversa, molto più diversa, però questo è il punto. Vanoni aveva una caratteristica fondamentale, che aveva una doppia anima, l'anima dell'uomo del bilancio, dell'uomo della rigidità, della serietà e delle cifre, e l'anima della mobilitazione popolare. Strano per lui, perché non ce l'aveva, non aveva neppure il fisico, non aveva l'eloquio, tranne nell'ultimo discorso in Senato quando morì, però aveva questa doppia. Se vedete i testi, le mosse successive allo schema Vanoni faceva il propagandatore, il propagandista del piano, dicendo chiamo a raccolta tutti. C'è un discorso agli economisti dicendo voi che conoscete l'argomento, che ci avete aiutato, adesso andiamo avanti tutti insieme, dateci altre informazioni, dateci altri apporti. E c'è due lunghi discorsi con i giornalisti, perché, frase classica di Vanoni, per fare il piano ci vuole la consapevolezza nazionale. Cioè lui riteneva che la dimensione di psicologia collettiva in quel momento fosse fondamentale. Perché? E qui potrei dire, Piero, perché lui probabilmente sentiva che la società poteva andare avanti per conto proprio. Perché hai ragione tu. Se uno va a vedere i dati del 64 sono superiori alle previsioni del 54. Nel 54 Vanoni diceva l'agricoltura che sta al 42% dovrà arrivare al 34%, nel 64 già stava sotto il 20% nei fatti. L'industria che sta al 26% dovrà arrivare al 33%.
il terziario, che stava al 33%, passa al 34%. Una specie di logica simmetrica, in fondo i tre settori, 34, 37, 30, 33, che non aveva molto senso. Però che c'è stato fra il 55 e il 64? Perché nel 64 il piano Vanoni, per chi l'aveva vissuto dentro, non serviva più? Perché c'era stato già lo sviluppo, c'era stato il miracolo italiano, c'era stata la dimensione partecipativa, perché il miracolo erano milioni di persone che si facevano la casa, che emigravano, che andavano a lavorare nell'industria, di piccole imprese che crescevano. Il miracolo era un miracolo della società autonomo rispetto allo schema. E lo schema in qualche modo aveva questa sua, diciamo così, rigidità, che gli veniva dall'altro tipo di cose. Cioè, Vanoni aveva l'esigenza psichica di mobilitare la società. La società si mobilitava per proprio conto. Lui non c'era più, perché poi, morto nel 55, non ha fatto il miracolo italiano. Però l'incremento del reddito, 5% l'anno, che lui aveva notato, da cui partiva, perché il piano parte dicendo, lo schema parte dicendo, negli ultimi anni è stato al 5%, noi dobbiamo continuare ad andare al 5%, se no non facciamo occupazione nuova, non facciamo aumento, e dobbiamo aumentare la produttività su quel versante. Quel tipo di schema non è riuscito, perché potrei dire la società nel suo insieme, deridianamente intesa, aveva già fatto il suo mestiere, non serviva lo Stato per fare, proprio non aveva più un senso. In più c'era questo, però c'era l'altro aspetto importante, che è di coprirsi le spalle rispetto ad altre posizioni, il piano della CGIL, Amendola in Parlamento, i quali stranamente avevano una cultura più vicina alla dimensione, io dico, sebregondiana, per farmi capire, di quanto ce l'avesse lui. C'è un libro di De Benedetti che dice che è andato a riprendere un pezzo di Sebregondi che io avevo pubblicato quando Sebregondi morì nel 62-63, e l'intervento di Amendola sulla cassa per il Mezzogiorno, sulla discussione, sull'approvazione della legge sulla cassa, che sono identici. Mi sono domandato, ma allora Amendola gli ripassava, se Sebregondi gli passava il testo, perché sono esattamente uguali, in cui si dice non si fa sviluppo attraverso il grande apparato pubblico della Cassa per il Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno taglia fuori la gente, taglia fuori la popolazione meridionale, non mobilita nessuno, questa è una cosa inventata sulla Tennessee Valley degli americani, Menichella continua a foraggiare insieme al presidente della Banca Mondiale di allora, continua a dar soldi, a chiedere soldi, però lì non c'è mobilitazione collettiva. E l'ansia di Vanoni era proprio questa, di sentire dentro di sé, non in Saraceno, ma negli uomini di Saraceno, questa idea di mobilitare la gente, se no lo schema non sarebbe andato avanti. Perché lui capiva che avevano ragione Sebregondi nella stanzetta Svimez e Amendola in Parlamento a dire: senza mobilitazione collettiva, senza partecipazione collettiva, il piano non va da nessuna parte. Tant'è vero che Saraceno, che invece tentò di applicare il piano, è rimasto solo probabilmente, cominciò a fare delle cose un po' stravaganti. La prima però che fece fu quella di tentare di mobilitare la CISL. Ci sono delle lettere di Pastore a segni Presidente del Consiglio che dice: noi vogliamo partecipare perché ci sentiamo, perché aveva il problema che la CGIL aveva una cultura mendoliana più che una cultura di statalista in senso proprio. E questo tipo di trattativa, che fu poi una commedia degli equivoci, perché la lettera di Pastore arrivò al Segni, Segni rispose dicendo siamo disponibili, Pastore disse che erano disponibili, ma nel fatto era un modo di parlarsi senza mai incontrarsi, tant'è vero che i due non si videro mai, si fecero una serie di lettere in cui dichiaravano la disponibilità, potrei dire scherzando che poi quello scambio di lettere fu scritto da
Celestino Segni e da me, che facevamo segreteria di Segni e uomini vicini a Bassolo. Quindi era una commedia degli equivoci, però il meccanismo fondamentale fu proprio quello. Vanoni aveva il problema che certo c'era il rapporto con gli enti internazionali, c'era la gestione del bilancio pubblico, non si doveva sgarrare, eccetera, eccetera, però la serietà del ministro del bilancio era secondaria rispetto a questa ansia, non direi profetica, ma certamente di grande leader collettivo che lui aveva e che poi la morte non gli ha impedito di avere. Oppure i giochi interni della DC non gliel'avrebbero permesso, perché Fanfani non avrebbe permesso una leadership vanoniana sostanzialmente di quel tipo. Però questa è la cosa che mi ha sorpreso di più, rileggendo anche alcuni testi di Vanoni per l'occasione, questa sua voglia di mobilitare, questa sua voglia di mobilitare. La dimensione tecnica dello schema, lui la dava già per scontato, non gli dava neppure grande interesse, però questo che il piano servisse, lo schema, come diceva lui, servisse per mobilitare la gente, questo è fondamentale. Tu dicevi chi ha preso l'eredità del piano. L'eredità del piano ha preso i socialisti. E i socialisti lombardiani, fra l'altro, perché se io penso alla gente con cui ho cominciato a lavorare al Ministero del Bilancio negli anni 62-63, erano loro, era Amato, Silo Srabbini, Ruffolo. Poi arriverà Franco Mugnano, che avrà Franco Mugnano, tutta però gente. Si crea una frattura con Lombardi. Quando si mette con E lì Lombardi si mette in una posizione in cui lui continua a fare il riformista radicale. Radicale, sì, e dove si incontra, e con chi si incontra, questa è una delle cose straordinarie, si incontra con Saraceno e fanno insieme la nazionalizzazione dell'energia elettrica. Perché? Perché il testo sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, anno 62-63, fu fatto da Lombardi e Saraceno. Io non riconoscevo più a quel punto Saraceno, perché era stato mio maestro, mi ha insegnato a lavorare, però non, lui un po' incarognito che il piano non gli veniva più riconosciuto come proprio, perché era stato, lui si mise in una logica più, non rancorosa, ma più dura, e incontrò Lombardi, incontrò una cultura che non era neppure la sua, perché se qualcuno poteva pensare che Saraceno avesse fosse, era più liberale che statalista in senso proprio, però lui divenne un pochettino più statalista e si avviò questa logica di una cultura di intervento dello Stato attraverso il piano, che non ha portato a nulla. Anzi, lo dico perché l'hai citato tu, perché il piano cominciò la logica della distruzione dell'amministrazione. La pubblica amministrazione, con tutti i suoi difetti fascisti e post-fascisti, fino agli anni 60 aveva retto. Poi con il piano ci furono due cose, che la pubblica amministrazione non serviva più, anzi era da eliminare. E la sostituzione era la sostituzione con enti nuovi, agenzie su agenzie. Se uno si rilegge il rapporto Saraceno e il piano Pieraccini, trova che ogni capitolo finisce la creazione di un'agenzia. Io che ho scritto il capitolo su attività culturali, balletti, opere e lirica, e io finivo con la creazione di un'agenzia. Ancora oggi me ne vergogno di aver scritto. Ragione. Però era questo. Ma questo ha significato la rottura dell'unità dell'amministrazione, del prestigio dell'amministrazione, dell'orgoglio dell'amministrazione, e quindi poi, hai ragione tu, quando arriva Craxi, Craxi non fa né il piano né punta sull'amministrazione, deve fare altro, le grandi riforme, i grandi disegni internazionali. E questo è quello che è. E tutto sommato io leggo questo pezzo della mia vita, perciò rendetevi conto che è comunque un mio peso personale, come una conferma di quello che poi è stata la mia vita successiva, cioè è stata più forte la società civile nelle sue miserie, nelle sue grandezze, è stata forte
negli anni del boom economico, 58-63, è stata forte nella reazione al 68 attraverso l'industrializzazione di massa degli anni 70, è stata forte negli anni 80 con l'invenzione del Made in Italy e dell'export continuato, se volete è stata forte anche nella crisi più recente, piuttosto che l'intervento statale. Questa è una delle cose, lo dico io, dicevo, vabbè, lo dici perché è stato il tuo modo di vivere e di lavorare, però è questo che tutto sommato mi sembra una cosa che secondo me Vanoni avrebbe capito se fosse andato avanti molto più degli altri che sono arrivati. Io sono molto grato a quell'anima martoriata di Don Gianni Bacebozzo, che tutti abbiamo conosciuto, un po' matto, che un giorno mi scrisse, dopo alcune lettere di cattiva amicizia, mi disse: mi sono domandato molto spesso cosa avrebbe fatto Giorgio Sebregondi se non fosse morto a 40 anni. E mi sono risposto: avrebbe fatto il census, che è un modo, diciamo così, vero. Gianni sapeva cogliere benissimo, poi era matto per conto suo, però sapeva cogliere molto bene alcune variazioni. Questa è la realtà di una dimensione dello schema Vanoni che è stata, a mio avviso, molto più importante di quanto la storia abbia, perché lì si sono scontrati dei veri modi di pensare la società. Il modo beneduciano, in parte baronettiano, saraceniano, di un primato dello Stato come soggetto generale di sviluppo, perché questa poi era la frase che circolava a quell'epoca, lo Stato soggetto generale dello sviluppo, questo era, c'era tutto baronetto in questa frase qui, e dall'altra parte invece una cultura dell'attenzione alla società che era di De Gasperi molto più umano che dossettiano, che era della Svimez di allora, almeno della parte non saraceniana della Svimez, che era di Amendola e di una parte dei comunisti e che non è rifluita purtroppo nella sinistra successiva. Grazie. 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 Diritta. Enrico Morando. Prego. Vieni qua. Ti lascio il posto. No, ma ci sto, bene che sono grosso. Hai creato un cataclisma. Ho creato un cataclisma, ma non per mia intenzione. No, è sempre preterintenzionale. Inavvertitamente. Dunque, io intanto ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto e che almeno a me è stato molto utile per andare a rileggere, a rivedere cose che servono per tentare di fare un po' meglio il lavoro che immeritatamente mi è stato affidato in questo momento. E vorrei cominciare dicendo che sì, certo, noi qui adesso ci siamo riuniti per discutere del Vanoni del piano, ma se chiediamo ad una persona di una certa età, diciamo dalla mia in su, che cosa si ricorda di Vanoni, secondo me non ci risponde il piano, secondo me ci risponde la riforma tributaria. Quella fu una cosa, diciamo, che interessò direttamente ogni cittadino italiano, è una cosa del 51, quindi ha una relativa distanza dal momento in cui il piano viene portato in Parlamento, e come voi sapete reintroduce, non introduce come dicono molti, reintroduce, perché era stato prima presente e poi assente, l'obbligo della annuale dichiarazione dei redditi con tutte le conseguenze del caso. Ora, intanto quella misura che cosa determinò nel breve periodo, quell'intervento che fu una riforma di tipo, oggi la chiameremo di tipo strutturale, che riguardava le entrate? Beh, in rapporto al prodotto, quindi non in cifra assoluta che non dice niente, ma in rapporto al prodotto, le entrate balzano dal 13 al 21%
appena fatta la riforma e arrivano nel 63, cioè al termine del periodo che possiamo considerare quello che poi sarebbe stato oggetto del piano, arriveranno al 29% del prodotto partendo dal 13% del 1950. Ora, in quegli anni naturalmente il prodotto cresceva, non c'ho bisogno di dirlo qui, al ritmo del 5% annuo medio, e la spesa pubblica, bisogna ricordarlo perché questa è una caratteristica di quella fase, non sarebbe stata la fase della fase successiva, la spesa pubblica invece in quegli stessi anni cresceva, sì, ma cresceva ad un ritmo decisamente inferiore a quello dell'economia. E quindi cresceva più di quanto meno di quanto crescesse la pressione fiscale in rapporto al prodotto. Questo è visto dal punto di vista da cui dovrei guardarlo io per quelli che fanno il mio mestiere, un fatto positivo. Visto dal punto di vista del Paese, naturalmente era un problema enorme, perché questo segnalava la lentezza esasperante con cui si introducevano in Italia gli elementi dello Stato sociale, che sarebbero stati introdotti dopo, in una fase almeno in parte diversa da questa. Risultato di questa operazione, l'indebitamento pubblico si manteneva a livelli bassi complessivamente, così come ovviamente di conseguenza era bassissima la spesa per il servizio del debito. È importante dirlo, in Italia, in un paese che da tanti anni è ossessionato dalla dimensione che nella sua spesa pubblica ha la spesa per servire il debito. Tra l'altro c'era in quel momento un'inflazione molto moderata, era inflazione, cioè non c'era deflazione, ma l'inflazione era molto moderata. E quindi il contesto era sostanzialmente, tutto congiurava a favore di un impulso forte alla politica degli investimenti. Alla fine quel ritmo di crescita era il risultato finale di un volume di investimenti particolarmente significativo che si sviluppava sia dal lato dei privati sia dal lato del pubblico. E a questo proposito qui c'è, secondo me, è già emerso, ma vorrei per un attimo insistere, perché è un punto di collegamento con la situazione attuale, diciamo cambiato il moltissimo che c'è da cambiare, particolarmente significativo. Lo strumento sono le imprese di Stato, l'obiettivo è accrescere enormemente gli investimenti, e riesce o non riesce? Caspita se riesce, a giudicare dai dati, quelli oggi disponibili, tra il 54 e il 62 gli investimenti delle imprese pubbliche aumentano del 350%, concentrandosi in particolare in impianti e macchinari, cioè nel cosiddetto prodotto potenziale, tra virgolette, col linguaggio astruso degli economisti, cioè accrescendo enormemente il potenziale dell'offerta italiana, in un contesto nel quale gli investimenti totali del periodo crescono, naturalmente dire adesso solo... venendo da un periodo di 6 anni nei quali gli investimenti fissi sono crollati, dire solo il 140% è letteralmente pazzesco, però attenzione, il 350% è più del doppio, cioè lo strumento impresa pubblica e la sua capacità di investire, dato il contesto del bilancio pubblico in quel momento, viene stressato a fini di introdurre nel sistema economico un volume di investimenti diciamo assolutamente senza precedenti e, detto tra di noi, anche per efficacia, senza diciamo fasi successive che possano... Ora, qui c'è stata tutta una discussione, secondo me completamente oziosa, ma quegli investimenti ci sarebbero stati lo stesso se non li avesse fatti lo Stato, l'economia tirava al punto tale che, secondo me, alla fine veniamo alla sostanza, gli investimenti
pubblici con quello strumento ci sono stati e non c'è dubbio che l'innalzamento del prodotto potenziale che si è determinato grazie a quegli investimenti è stato letteralmente spettacolare. In fondo è lì che si creano le condizioni per la chiusura o comunque l'accorciamento enorme del gap che ci separava dai paesi più avanzati, che si realizza in quel momento. Ora, quella misura, la riforma, ha favorito il determinarsi delle condizioni per fare tutto questo popò di roba. Non è l'unica cosa, non è l'unica scelta di governo che ha creato le condizioni per favorire questa scelta, certo, ma ammetterete, è difficile non vedere che è una delle condizioni fondamentali. Avere una pressione fiscale che si alzava dell'innalzamento del prodotto, seguita da una spesa pubblica che cresceva, sì, ma cresceva da un ritmo più elevato, allargato lo spazio degli investimenti in maniera tale che è stato possibile fare quello che è stato possibile. Ma poi finirò con una battuta sul senza orizzonte, ci si muove senza sapere dove si va. Vanoni, sempre prima del piano, lega il suo nome ad una legge, oggi in vero quella non se la ricorda davvero nessuno, meno ancora del piano, ma lega il suo nome alla riforma doganale. E questa è un'altra scelta strategica, l'anima a far piani. Da un lato quella di cui ho detto, la seconda scelta è, signori, il periodo delle quote nel rapporto col resto del mondo è finito. Possiamo mettere per la tutela di interessi strategici nazionali, e infatti li mette, un po' di dazi, ma l'apertura al mercato che oggi chiameremmo globale, insomma quello che era al mercato mondiale, è totale dell'economia italiana ed è una scelta rivoluzionaria per come si era costruita l'Italia durante la fase. E questa è una legge, non è il piano, ma è un altro pezzo di una strategia di politica economica fondamentale. Senza quella scelta di apertura, il cosiddetto miracolo economico, secondo me, non sarebbe partito. Tanto è vero che quando pubblicato il piano si protesterà, in particolare da sinistra, contro il fatto che il piano non è antimonopolista, Vanoni, non solo altri, ma Vanoni risponderà: scusate, che bisogno c'è di fare operazioni di superamento del monopolio privato tramite costruzione di monopoli pubblici nel momento in cui io la concorrenza a questi signori, ai loro sovrapprofitti, gliela faccio dal lato dell'apertura alla concorrenza mondiale? Dovranno reggere la competizione mondiale, non potranno pretendere di mantenere sovrapprofitti, perché se no crepano, e se crepano per mantenere sovrapprofitti, tutto sommato non è una gran tragedia. È un altro tassello di una visione di medio-lungo periodo di politica economica, che non è ancora il piano, ma è un pezzo molto molto rilevante. E la terza legge che fa, questa nel 53, sempre per iniziativa sua, è la istituzione dell'ENI. Certo che c'era l'IRI, ma secondo Vanoni evidentemente ci voleva un altro strumento. Per fare che cosa? Per fare nel campo della politica energetica quello che nel campo infrastrutturale invece sembrava in grado, e della grande industria pesante, tra virgolette, sembrava in grado di fare l'IRI. Allora, qualcuno avrà detto anche allora, non lo so, ma qualcuno avrà detto anche allora, va a tentoni, fa questo, poi fa quello, poi fa quell'altro. No, obiettivamente le cose come sono andate dimostrano che non stava andando a tentoni. Quando presenta il piano si capisce la ratio di queste tre architravi che lui aveva proposto prima di fare il piano, non dopo averlo fatto. E non erano queste le componenti fondamentali del piano. Il piano assumeva in un certo senso gli effetti di queste tre scelte, in un certo senso coordinate dall'idea che fossero gli investimenti a poter perpetuare
una crescita al 5% che c'era stata negli anni precedenti e che Vanoni pensava razionalmente di poter mantenere grazie all'aumento del risparmio. La polemica contro il piano, se voi andate a vedere, io gli ho dato un'occhiata, non ho avuto il tempo, mi devo scusare, di vedere tutto per bene, ma la polemica contro il piano si sviluppò anche molto sopra il fatto che Vanoni diceva l'economia deve crescere ad un ritmo superiore alla crescita dei consumi, perché dobbiamo aumentare il risparmio, perché l'obiettivo sono gli investimenti. La fissa era sempre quella, no? Bisogna fare più investimenti. Tant'è che lui dice e non basta l'aumento del risparmio, ci vogliono i prestiti esteri, perché naturalmente aveva l'esperienza ultra positiva del piano Marshall, venuto meno sostanzialmente, o stava per venire meno, il piano Marshall. Lui dice dobbiamo attraverso l'apertura al mondo dare garanzie, e per questa ragione noi possiamo ricevere, se siamo credibili, manteniamo i conti sotto controllo con l'operazione di cui abbiamo detto e così via, riceviamo investimenti diretti esteri che servono per la realizzazione di un innalzamento secco del volume di investimenti che fa crescere il potenziale di crescita. E quindi allora il piano, secondo me, era grosso modo implicito nelle scelte che lui aveva già fatto. Quando lo mette assieme, la critica fortissima è: ma come? In una situazione nella quale il paese faticava, no? Perché sì che cresceva, ma cresceva partendo da un punto di povertà, di livello di disuguaglianza, di milioni di persone che non ce la facevano a vivere, non dico dignitosamente, ma nemmeno con una parvenza di dignità, a vestirsi, a mangiare e avere casa, come dirà Di Vittorio nella relazione al congresso del piano del lavoro, no? Dirà: io lo so che voi non avete il necessario per vestirvi, per mangiare, e voi e le vostre famiglie, e per avere un tetto sopra la testa. So questo, ma vi chiedo che una quota del salario serva per fare il piano del lavoro. Fatemi dire, beh, diciamo un altro mondo, possiamo dirlo, un altro mondo, ecco. Ma E lui anche su questo punto, gli autori del piano rispondono anche su questo punto dicendo: attenzione, perché l'obiettivo è, diciamo, grazie all'innalzamento del potenziale di crescita, che non si chiamava così, era il tasso di investimenti, ma insomma la sostanza era la stessa, noi aumentiamo l'occupazione mentre facciamo crescere il paese, perché cresce anche la produttività grazie all'innovazione che induciamo attraverso gli investimenti, e per questa via il numero di coloro che non ce la fanno verrà ridotto. Allora una quota di questa prosperità deve essere risparmiata per continuare a sostenere un ritmo di investimenti particolarmente forte. Diciamo, i tre provvedimenti, e finisco, forse ho già finito il tempo, vero? I tre provvedimenti in realtà, secondo me, definiscono il piano. Poi il piano, adesso ve lo risparmio, però si chiamava schema quel piano, non si chiama, e non è che l'ha chiamato schema perché non sapeva come chiamarlo, poteva anche chiamarlo piano, invece no, l'ha chiamato schema perché effettivamente è scritto sulla base di una sequenza logica di obiettivi e politiche che sono collegate da un filo, e così dimostra che non era andato a tentoni, ma aveva un filo che terminava con l'incremento degli investimenti sul PIL, e naturalmente di conseguenza bisogna che aumenti il risparmio e i consumi devono crescere meno, diceva così, devono crescere meno di quanto cresca l'economia. Questo è un elemento di primato della politica, perché la tendenza naturale sarebbe stata a fare nel 54 quello che abbiamo fatto nel 62-63. A un certo punto gli operai hanno detto: sentite, una quota qui dobbiamo prenderla anche noi, adesso il nostro salario e di conseguenza i nostri consumi devono salire, c'è la rottura
a quel punto della politica economica come si era seguita fino ai primi anni 60. Il rinnovo contrattuale del 63-64 segna la fine della politica dei bassi salari e quindi cambia l'Italia molto radicalmente. Ora, questo tentativo di programmazione, come si è detto, di qualcosa sulla programmazione, allora io dico, questo tentativo di programmazione dei due più famosi, quello del centrosinistra, la nota aggiuntiva, così siamo, di La Malfa, e il piano Vanoni, questo a mio giudizio, in realtà, se si guarda ai risultati concreti ottenuti, negli anni 60, come erano andate le cose su occupazione, ritmo di crescita dei 10 anni precedenti, livello degli investimenti, come erano andate? Erano andate obiettivamente piuttosto vicine. Dice, ma non l'ha determinato il piano, ma nessun piano determina in questa logica l'andamento dell'economia. Io dico che le architravi che lui aveva proposto prima e poi il filo di congiunzione che le teneva assieme in una costruzione razionale sono stati un elemento fondamentale per portare il Paese a costruire le condizioni per quel, tra virgolette, miracolo che ha fatto gridare al miracolo l'intero mondo. E Vanoni non c'è dubbio che ha, da questo punto di vista, acquisito un merito. I limiti erano piuttosto evidenti. Si sottovalutava, a mio giudizio, in quel disegno l'emergere progressivo a causa del volume degli investimenti di una economia completamente diversa da quella nella quale il Paese si trovava allora, con una classe operaia che avrebbe proposto prima o dopo il tema dei bassi salari e di un livello di consumi non adeguato, così dando una spinta formidabile alla modernizzazione, ma anche creando le condizioni per una rottura di ciò che era stata l'economia italiana precedentemente. Poi ci fu il nuovo tentativo di programmazione, quello della nota aggiuntiva, quello del centrosinistra, non ne parlo anche se avevo preso un po' di appunti. Un elemento che in termini di limite li accomuna è la sottovalutazione del peso della pubblica amministrazione. Sono state dette cose che condivido, non lo ripeto, ma voglio terminare dicendo che se adesso, sulla base di alcune architravi che sono state proposte attraverso l'azione riformatrice del governo di cui indegnamente faccio parte, mi riferisco in particolare alla riforma del mercato del lavoro e alle scelte di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa, perché finora le abbiamo concentrate univocamente sul lavoro e sull'impresa. Nel 2016 abbiamo intenzione di fare un'iniziativa che riduca la pressione fiscale sulle famiglie, accompagnandola però a una nuova iniziativa di riduzione della pressione fiscale sulle imprese. La scelta di farci dare come governo una delega per la riforma della pubblica amministrazione. Adesso dobbiamo essere capaci di gestire la delega in modo convincente, però la delega al Parlamento ce l'ha data, il disegno, i principi generali di delega sono in larga misura condivisibili. Potremmo riuscire, voglio dire, a superare i limiti, uno dei limiti fondamentali dell'azione di programmazione della fase che ci sta alle spalle. Naturalmente io penso che non è detto che non riusciamo e non è nemmeno detto che non abbiamo niente in testa dal punto di vista di un disegno che colleghi ognuna di queste singole misure, ma se lo abbiamo è semplicemente perché, come è stato detto recentemente, siamo nani seduti sulle spalle di giganti che sono quelli di cui abbiamo parlato oggi. Grazie Enrico. Il ministro Giuliano Poletti. Bene, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi sono riletto il titolo e mi sono preso paura.
il futuro impossibile senza autorevolezza della politica. Beh, insomma, sinceramente non mi pare operazione semplice, però proviamo a, anche per sdebitarmi di tutte le cose che ho imparato qui questa sera, quindi sono in debito e provo a metterli qualche ragionamento sparso. Il primo, che idea di futuro possiamo avere oggi? Mi verrebbe da dire in maniera radicale, ma il futuro c'è ancora? Perché la nostra idea di futuro è stata costruita con dei tempi, delle tecnologie, degli assetti sociali, degli assetti politici, una dimensione delle nazioni, dell'Europa e del mondo, che oggi sono completamente saltati. La domanda ragionevolmente potrebbe essere: ma noi siamo in presenza di un presente che si consuma rapidissimamente e che quindi di fatto non ci consegna un futuro, perché questo futuro non ha uno spessore sufficiente per consentirci di costruire delle culture, di metterle alla prova, di verificare i cambiamenti economici, sociali, politici, che sono, come posso dire, la risultante di un pensiero e delle sue trasformazioni. Domanda oziosa? Io non credo. Non credo perché oggi dobbiamo chiederci se queste variabili come ci portano ad immaginare la democrazia oggi. L'economia nella relazione con la democrazia oggi, la tecnologia in relazione all'economia e alla democrazia oggi, le evoluzioni sociali, i cambiamenti sociali connessi a questi grandi passaggi. Io credo che noi siamo dentro a questa faccenda molto complicata. E allora, se le cose stanno così, e credo che la sfida sia questa, probabilmente alcuni degli elementi che il passato ci consegna, li possiamo usare se abbiamo la forza di, tra virgolette, farli saltare i confini, usarli come, come posso dire, grandi parametri con cui misurarci, ma non per misurare se noi siamo vicini o non vicini, siamo capaci o non capaci. Non credo che questo oggi sia possibile. Perché? Perché la storia è quella che avete, che abbiamo tutti insieme visto. Oggi ci sono cose che non saremmo in grado di immaginare in quella dimensione, perché i parametri a cui riferirci non esistono più in quella modalità. Quindi io credo che noi oggi davvero abbiamo bisogno di ripensare un po' di queste cose. Un primo tema che è riferito alla politica e che è riferito, come posso dire, a tutti gli elementi che ho provato di mettere lì e che fa riferimento al dato del tempo e della velocità. Noi oggi siamo incalzati sistematicamente da fenomeni che io adesso li vorrei mettere in questa parentesi. Esiste una prevedibilità razionalmente usabile? Perché se io sono in grado di prevedere e ho uno spazio di tempo che mi consente una reazione e quindi mi consente di agire in relazione alla previsione, quella previsione è utile. Ma se la mia capacità di previsione sta in un contesto per cui il mio tempo di reazione, la mia capacità di reazione, gli strumenti che ho non sono in grado di fare i conti con questa dinamica, io di quella previsione non me ne faccio niente. Anzi, se faccio qualcosa, rischio di destinare energie a cercare di allinearmi, a situazioni che quando l'effetto della mia azione si sarà prodotta non ci saranno più, perché saranno state superate. E quindi io continuerò a finire sempre sul pezzo sbagliato del zigzag. Come si fronteggia una situazione di questo tipo? Questa è la terrificante domanda che abbiamo davanti. E io credo che questo tema non ce l'abbiamo noi,
ce l'ha la cultura sul piano globale, perché sinceramente io non trovo nel mondo, cioè noi oggi guardiamo, se vogliamo dire il pensiero della sinistra, alla fine diciamo Blair, adesso per dire Clinton, adesso, e possiamo dire che lì ci sia stata una costruzione di una cultura, di un disegno che aveva una strategia in grado di cambiare radicalmente gli impianti storici? A me non pare. Magari c'è stata una buona capacità di giocare bene la partita in quel momento, di utilizzare bene, come posso dire, le condizioni che si sono prodotte, ma dire che questo è lo strumento o il dato che ha radicalmente consegnato un pensiero usabile nel tempo, beh, io faccio un po' fatica a dirlo. Quindi noi, io credo che abbiamo davanti questa scommessa tradotta e portata a casa nostra, questa faccenda come la gestiamo? Allora, un primo tema: la politica e la società, la rappresentanza politica e la rappresentanza sociale. Le rappresentanze sociali si sono molto plasmate esattamente in maniera speculare alla rappresentanza politica. Cioè le forme associative, provate a pensarci, dai sindacati alle associazioni di impresa, erano dei partitini costruiti con gli stessi schemi, anche perché di fatto avevano come mestiere una sorta di mediazione tra la relazione diretta con la società e la politica quando questa non veniva direttamente espressa da un partito politico. Ma la crisi della rappresentanza della politica ha investito inevitabilmente anche questi corpi, che faticano terribilmente a ricostruire una loro ragion d'essere. Allora, quando io sento discutere legittimamente, ma voi volete colpire, adesso lo dico per quel che mi riguarda, no. Io quello che vorrei è una capacità di generazione da parte di questi soggetti, se vogliamo persino di un aiuto, ad un'idea nuova di società e di democrazia che faticosamente andiamo cercando. Io ho in testa depositata una definizione del leader che mi ha consegnato una persona a seguito di un dibattito molto interessante sulla leadership, e finita la discussione, questo signore che veniva da Oltretevere, alla fine, quando ci siamo messi l'impermeabile, ho detto: posso in privato dirle la mia definizione del leader? Ah, dico, guardi, la ringrazio molto, abbiamo fatto già una bella discussione interessante, ma se ne è rimasta una che non l'ha detta in pubblico e me la vuole consegnare in privato, volentieri. E lui mi rispose: guardi, il leader è quello che fa succedere le cose. Me la sono messa in tasca e ogni tanto me la tiro fuori e mi rifaccio la domanda, perché molto spesso questa nostra discussione sulla democrazia, i cittadini, la società, la leadership eccetera, poi alla fine estraggo lì e dico: allora, ma che cavolo è questo leader? È quello che fa cadere le cose. Allora, io credo che noi il tema che abbiamo di fronte è un po' questo, parlando del nostro paese: il bisogno di un cambiamento, di una rottura che abbiamo per molto tempo evitato. Non abbiamo avuto la forza e il coraggio di guardare, prendendoci la responsabilità anche della diversità delle opinioni, e abbiamo preferito guardare le cose accadere piuttosto che decidere quali erano le cose che avremmo voluto che accadessero. Questo ha prodotto un indebolimento sostanziale sia del sistema democratico, sia del sistema sociale, sia dell'economia. E oggi noi dobbiamo provare a fare un'operazione molto, molto complicata, che è quella di, adesso la dico, passatemi le pillole, combattere le rendite e promuovere le opportunità.
Ma siccome le rendite non sono quelle che ci raccontavamo da ragazzini, quelli che portano i soldi chissà dove, le rendite sono larghissimamente distribuite dentro la società in una infinità di situazioni. La nostra scelta, non so quanto consapevole, quanto razionale, è le combattiamo tutte insieme, cioè le attacchiamo tutte insieme. E poi magari qualcuno potrà dirmi, guardi, lei lo racconta, ma qualcuno l'avete scansata. È probabilmente vero, perché anche noi non è che abbiamo un fisico eccezionale. Però il tentativo è quello di attaccarle tutte insieme, perché le rendite hanno l'insana attitudine di allearsi e di metterti sotto. E se le attacchi tutte insieme, intanto produci un esito, che siccome si devono difendere, ognuna deve difendere se stessa, ha un bel problema tecnico andare in soccorso le altre. A quel punto bisogna vedere chi è più bravo, chi ha più fisico, chi è in grado di reggere questo sforzo, chi correrà più a lungo e più velocemente. Ma questa è la nostra scommessa. E questa scommessa si aggiunge ad un altro dato, che è quello della velocità. La velocità richiede semplicità, richiede molta decisione e incorpora un alto rischio di errore. Se fai una curva ai 60 è ragionevole che vai dall'altra parte senza problemi, se la fai ai 100 è probabile che sfreghi il guardrail. Ma se sei un paese che è in ritardo di 20 anni e fai le curve ai 60, tu quegli altri non li beccherai mai più. Quindi bisogna prendersi il rischio di gestire il pericolo dell'errore, la possibilità dell'errore. Bisogna incorporare nel tuo pensiero l'idea che tu stai marciando a quella velocità. Marciando a quella velocità puoi sbagliare, è più alta la probabilità di errore e quindi hai il dovere di calcolare la possibilità di correggere l'errore, perché altrimenti sei un matto. Perché se vai piano puoi anche permetterti di non considerare la possibilità e il rischio di, ma se vai veloce quella possibilità la devi mettere dentro il tuo impianto. Però provate a pensarci, guardate che la politica non ha l'attitudine ad ammettere l'errore e a correggerlo. La politica deriva dall'ideologia, considera che qualsiasi cosa che fa è ben fatta, perché ogni pezzo sostiene l'insieme e se ammetto che un pezzo dell'ideologia non funziona, contiene un errore, vuol dire che tutto l'insieme potrebbe non essere buono e quindi non ammette l'errore. Bene, la nostra differenza e diffidenza rispetto all'ideologia sta tutta qui, nel fatto che noi abbiamo delle idee, abbiamo un disegno, sappiamo che rischiamo di commettere degli errori, consideriamo la possibilità di gestirli gli errori e di correggerli e da questo punto di vista pensiamo che ci sia bisogno di anche di strumenti nuovi per ricostruire una relazione con la società, la pubblica opinione e avanti questo passo. Una parte che può essere ricostruita o ripensata dai corpi intermedi, da queste organizzazioni che devono darsi una loro nuova missione e dall'altra parte anche utilizzando meccanismi nuovi. Ne rappresento uno banalmente. Io credo che bisogna avere la capacità di rappresentare esplicitamente e sistematicamente i risultati delle politiche. Cioè bisogna imparare a presentare ai propri cittadini un report sistematico, sapendo che quel report può anche testimoniare il fallimento di una politica. Perché se tu dici, io ogni mese ti dico che cosa succede in ragione di questa scelta, non sai cosa succederà un mese dopo, due mesi dopo, tre mesi dopo, cinque mesi dopo. Può accadere che cinque mesi dopo si certifichi che hai fatto una stupidaggine. Ma l'unica maniera che hai per promuovere anche nei confronti della pubblica amministrazione quella spinta ad un comportamento efficace ed efficiente è la critica della pubblica opinione. Perché non possiamo usare solo, come ogni tanto diciamo, ma il cittadino vota. C'è un sacco di gente che non ne frega un fico totale del fatto che i cittadini votano. Anche perché ce ne sono un sacco che non votano e quindi, e poi c'è un sacco di gente che non si fa votare. Quindi questo problema non ce l'ha da nessun punto di vista. Però c'è un sacco di gente che se non si fa votare però non ama moltissimo essere giudicata. Quindi non accetta l'idea che qualcuno dica che le cose che ha fatto non sono buone. Perché quel giudizio sul fatto che quelle cose non sono buone potrebbe
in qualche modo ritorcersi conto, provocare un danno di reputazione, provocare un danno di carriera, provocare, come posso dire, c'è un efficientamento del sistema per via della partecipazione anche dei cittadini attraverso i meccanismi che oggi i sistemi e le tecnologie ci consentono di poter sviluppare questo dato. Quindi, per concluderla qui, io credo che noi possiamo guardare a Vanoni, a ciò che è stato fatto e a quello che è venuto dopo. Io ho cominciato a fare l'amministratore negli anni, a cavallo degli anni 74-75, ero molto giovane ma tramestavo già di queste robe, e nel mio curriculum c'è un piano agricolo di zona, quindi voi potete immaginare come si potesse, adesso non vorrei avere... È stato puramente casuale. Un piano agricolo di zona non può avere fatto questo effetto. No, insomma. No, è puramente casuale. No, però devo dire che io nella mia raccolta ho disciplinatamente quel primo oggetto, perché lì dentro c'era tutta l'idea che allora avevamo della relazione tra la pubblica amministrazione, il potere politico, le politiche e l'economia e la società, perché noi decidevamo dove si coltivava un pero o un melo, perché eravamo lì, in un fazzoletto di terra, ma il disegno, al fondo, la cultura che stava dietro, era, non dico quella della pianificazione, ma era quella di una forza del pubblico, delle istituzioni, nella loro capacità, attraverso le imprese pubbliche piuttosto che, di incidere in maniera fortissima in questa realtà. Allora, io credo che noi oggi probabilmente abbiamo bisogno di uno schema logico che ci aiuti ad interpretare i cambiamenti. L'unico problema è che questo schema logico probabilmente nella dimensione nazionale non riusciamo a costruirlo, mentre le nostre culture sono ancora tutte culture profondamente nazionali. E quindi quel salto di scala, di qualità del pensiero non siamo ancora capaci di farlo. Noi ogni tanto proviamo, ma poi ci reinnamoriamo del come abbiamo costruito i nostri pensieri e finiamo per tornar lì, finiamo per non accettare fino in fondo la sfida di questa dimensione. Ma non è un problema nostro o solo nostro, è un problema molto, molto, molto grande, molto largo, sul quale io credo però bisogna che continuiamo ad esercitarci. Sul piano dell'azione politica, l'ultima considerazione che faccio è questa. Noi, se c'è una cosa che forse non siamo riusciti a raccontare, non so neanche se abbiamo tanta intenzione di farlo, quindi potrei svelare un mistero inconsapevolmente, noi siamo convinti che per la condizione nella quale si trova il nostro Paese abbiamo bisogno di produrre una cosa molto complicata, che è anticipare i comportamenti dei nostri cittadini, dell'economia e della società rispetto alle politiche che stiamo facendo e faremo. Uso il dato del lavoro. Storicamente, ad ogni crisi, la ripartenza dell'occupazione è arrivata sistematicamente 12 mesi, adesso usiamo un numero, 12 mesi dopo, ma per ovvie e banali ragioni. Prima si saturano gli impianti, poi si fanno gli investimenti. Prima si fa tornare a lavorare la gente che è in cassa integrazione, poi si assume qualcosa o qualcuno in più. Questa volta, con le politiche, abbiamo prodotto un'anticipazione. Ma perché abbiamo investito fortemente, abbiamo cambiato le regole avanti di questo passo. Dice, allora aspettati che se hai fatto una bolla, fra 3 mesi deflagri. La domanda che mi faccio io è, e il calcolo che abbiamo fatto noi è un altro, un cambiamento sul piano del lavoro può produrre due effetti, uno di tipo di fiducia, cioè della convinzione che poi le cose che fai producono un effetto, e questo è l'effetto anticipazione che vogliamo, cioè dire noi interveniamo sulle tasse domattina è perché noi vorremmo che i cittadini italiani maturassero la convinzione che questa è una scelta che durerà nel tempo e che quindi si trovano di fronte ad un'azione di governo che strutturalmente tenderà a ridurre la tassazione, il che vuol dire fate degli investimenti perché state in un paese
che strutturalmente in futuro farà queste politiche. Non è un'operazione per nulla semplice, ma se noi non la facciamo, i ritmi di crescita di questo Paese saranno troppo bassi e non invertiranno il ciclo. Quindi l'unica maniera che abbiamo per tentare di rovesciarlo è quello di investire oggi per dire in maniera molto chiara cosa faremo nei prossimi 5 anni, il che vuol dire costruirci un tasso di credibilità che la politica nel nostro Paese si è giocata da un bel po' di tempo. Perché noi non abbiamo, cito un caso, cambiato dopo che Camera e Senato ci hanno detto nel Jobs Act sulla riforma dei contratti, Camera e Senato ci hanno detto cambiate i licenziamenti collettivi. Sul piano politico e soggettivo, sia il Presidente del Consiglio che il sottoscritto eravamo convinti che sia la soluzione A, quella adottata, che la B avessero entrambe piena dignità, legittimità, si potevano scegliere indifferentemente. Ci siamo presi la responsabilità di decidere che non cambiamo per una ragione che non c'entrava niente con il merito di quella norma. Rispondeva ad un altro ragionamento. Erano tutti a livello internazionale e non solo sulla soglia per vedere se questo governo sarebbe stato capace di mantenere le cose che aveva deciso e detto che avrebbe fatto. Se noi avessimo cambiato quella norma, alla fine, dopo uno sciopero generale, dopo tutto quello che era successo, noi avremmo messo a rischio la convinzione, la, tra virgolette, possibilità di affermare che questo governo le cose che dice le fa. E quindi abbiamo accettato di avere un problema politico serio dentro il Partito Democratico, col sindacato, con la pubblica opinione, con tutti quelli che hanno avuto, ma in tanti che ci hanno detto, ma scusate, cambiare quella roba lì cosa vi costa? Non ci sarebbe costato niente in quel contesto, probabilmente ci sarebbe costato tantissimo nella dimensione europea e internazionale. Tant'è che oggi io ho più di una testimonianza di soggetti, a cominciare dal segretario generale dell'OCSE a scendere, che in termini molto, come posso dire, onesti, vengono lì e poi ti dicono: caro Poletti, tu sei venuto a Parigi a raccontarmi quello che avevi intenzione di fare, ti debbo onestamente dire che quando sei uscito dal mio ufficio la mia considerazione è stata: eccone un altro, ne mandano uno ogni 6 mesi qui a raccontarmi robe meravigliose, ma tanto poi non accadrà. Adesso sono passati 6 mesi, sono venuto in Italia, l'avete fatto, debbo darvi atto che questo è un elemento che ha prodotto un dato di credibilità molto diversa. Ecco il senso un po' della riflessione che ho provato di proporvi: la credibilità della politica, la democrazia, i tempi, eccetera, fanno i conti, debbono fare i conti con i contesti. Questo contesto, almeno dal nostro punto di vista, ha bisogno di una capacità di anticipargli. Ci sono situazioni nelle quali questo tipo di esigenza non c'è in questi termini. Magari hai bisogno di usare logiche diverse, magari più dirette, più immediate o più mediate, perché figlie della necessità di fare qualcosa che duri nel tempo. Oggi, secondo noi, il nostro Paese ha bisogno di anticipare le reazioni e quindi per portarlo ad anticipare le reazioni dobbiamo fargli leggere, fargli capire, fargli credere, fargli pensare che quelle cose che andiamo a fare oggi sono la prova provata che quello che diciamo che vogliamo che accada, accadrà. Non so se ce la faremo, però questo è quel po' di disegno che abbiamo in testa. Grazie Poletti. Acquaviva per le conclusioni. Acquaviva non per le conclusioni. Grazie a tutti e ci vediamo.